Tomas, quanta rabbia fa vedere adesso quella classifica con il Teramo a 2 punti dalla zona play-out? Ma si fa male, ci fa venire un gran nervoso, una grande rabbia, però dobbiamo trasformarla in energia positiva per le prossime gare. Poteva andare peggio, come ho detto anche al tuo collega, perché se vediamo nel complesso il Vicenza ha sbagliato un calcio di rigore all'ultimo secondo e sicuramente vincendo si portava, penso, a una lunghezza, se non pari, a noi. Quindi poteva andare peggio. Purtroppo quello che ci penalizza è il turno di riposo che osserveremo nella prossima giornata. E speriamo che non facciano punti i nostri inseguitrici per poi giocarci la partita della vita a Fano. Non avevate cominciato male, poi sono arrivate quelle 2 ingenuità difensive, altrettanti gol da parte della Salmeletese e si è fatto estremamente complicato rimettersi in partita. Sì, è sempre difficile commentare 2 episodi che avevi studiato in settimana e che avevi studiato anche prima della partita. Purtroppo sono ingenuità che paghiamo caro, però non dobbiamo fasciarci la testa, come ho già detto, perché comunque la reazione c'è stata. Il primo tempo Prina ha fatto un grande intervento su Antonio, il secondo tempo ha fatto un doppio miracolo che sicuramente avrebbe riaperto la partita, perché in quel frangente se fai gol porti la partita sul 2-1, loro si erano abbassati e con l'inerzia del gol sicuramente noi, non dico che sicuramente, però molto probabilmente avremmo raccolto anche un pari. Però purtroppo è andata così, non possiamo fasciarci la testa. E andiamo a Fano per vincere, per mettere quasi una pietra sopra la salvezza. Tu ormai da quasi teramano immagino che faccia ancora più male perdere il derby contro la Salmeletese e oltretutto vedere il Teramo in quella posizione di classifica. Sì, da fastidio, fa male, però allo stesso tempo bisogna cercare di essere il più ottimisti possibili e andare avanti, perché comunque abbiamo il futuro nelle nostre mani, perché abbiamo una partita al rientro in casa del Fano dove probabilmente ci giochiamo quasi tutto il nostro campionato, quindi bisogna cercare di riazzerare e cercare di essere più sgombri possibile a livello mentale. 2 gol presi su 2 ingenuità, che cosa è successo in quegli istanti? Sì, sono stati 2 gol, uno in contropiede, il secondo in contropiede, e un calcio d'angolo per noi, e potevamo sicuramente rientrare in maniera più veloce, e il primo su una grande palla secondo me del loro giocatore Bellomo, che ha messo sul secondo palo, sapevamo che il quinto loro si inseriva, non siamo riusciti a contenerlo, però come ripeto voglio cercare di guardare avanti, perché questo gruppo ha bisogno di libertà mentale per andare a affrontare una partita fondamentale. Di certo il turno di riposo adesso non ci voleva dopo questa sconfitta, perché guarderete i risultati delle altre e spererete che non camminino tanto. Certo, è normale che la speranza è che le altre squadre non facciano risultato, però noi dobbiamo concentrarci su di noi e cercare di affrontare al meglio le ultime 2 partite. Tanta risposta da parte della tifoseria a conferma di quanto comunque Teramo sia vicino alla squadra. Sì, mi ha fatto tanto, tanto piacere, perché comunque c'era un seguito bellissimo, dispiace soprattutto per loro, perché comunque nell'ultimo periodo ci sono veramente riavvicinati i nostri tifosi e sono venuti in massa questa trasferta che per noi, perché tanto per tutti era una trasferta fondamentale, e quindi mi dispiace tanto non avergli regalato una gioia. Sicuramente andremo avanti e loro verranno dietro con noi.